Buongiorno a tutti. Oggi 25 novembre si ricordano tutte le donne vittime di violenza. Come donna mi tocca particolarmente l'argomento perché il problema principale nella nostra terra maggiormente è il fatto che le donne non siano libere e quindi rimangono sempre attaccate all'uomo che in qualche modo cerca di darle qualche illusione. La cosa principale che chiedo alle donne è quella di rendersi indipendenti, in quanto solo con l'indipendenza economica, con l'indipendenza sociale, riescono ad andare avanti per la propria strada, perché fino a quando rimarremo attaccate a qualcuno che ci deve mantenere, che ci deve sostenere, che ci deve accompagnare nella vita quotidiana, non riusciremo mai a staccarci. Allora, il mio augurio è che le donne riescano a andare avanti nella società, a staccarsi da una società maschilista dove in qualche modo soffoca la donna. Principalmente bisogna partire dal basso, bisogna iniziare ad educare i bambini a scuola, nelle famiglie, imparando loro che la donna non è un oggetto, non è una schiava, ma è una compagna di vita. E bisogna spiegare alle nostre figlie che uno schiaffo, anche dato per sbaglio, è sempre uno schiaffo, quindi bisogna denunciare e bisogna che lo Stato inizi ad applicare delle pene giuste e severe verso le persone che fanno violenza sulle donne.